Risotto al radicchio e salsiccia. Un primo piatto saporito, deciso e ricco di gusto, il risotto al radicchio e salsiccia è un classico della cucina italiana, ideale da servire in occasione di un pranzo tra amici. L'abbinamento tra radicchio e salsiccia è un connubio vincente, che dà vita a un piatto ricco di profumi e sapori decisi. Il risotto al radicchio e salsiccia è un piatto saporito e sostanzioso, che conquisterà tutti i commensali con la sua bontà. Una volta preparato, il risotto al radicchio e salsiccia può essere servito caldo e accompagnato, se necessario, da un filo d'olio a crudo. Ingredienti: 200 g di riso per risotti, 200 g di salsiccia, un cespo di radicchio rosso, un scalogno, un bicchiere di vino bianco, un litro di brodo vegetale, 50 g di parmigiano grattugiato, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Preparazione: per preparare il risotto al radicchio e salsiccia inizia pulendo il radicchio, tagliandolo a listarelle e lavandolo sotto acqua corrente. Trasferiscilo in una ciotola con acqua e ghiaccio per mantenerlo croccante. Prendi lo scalogno, sbuccialo e tritalo finemente. Mettilo in una casseruola con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e fai rosolare a fuoco dolce. Aggiungi la salsiccia sbriciolata e cuoci per 5 a 6 minuti, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. Unisci il radicchio tritato e fallo insaporire per 2 a 3 minuti, sfuma con il vino bianco e lascia evaporare. Unisci il riso e mescola per amalgamare bene gli ingredienti, sfuma con il brodo vegetale e porta a cottura. Quando il riso sarà al dente spegni il fuoco e manteca con il parmigiano grattugiato. Aggiungi sale e pepe secondo i tuoi gusti, mescola bene e servi caldo.